Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video qui su Ivan Game Sport. Oggi ragazzi siamo qui tornati con un nuovissimo video perché purtroppo è successo un macello in Fiorentina contro Inter. Ma come sempre, prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti, iscrivendovi e attivando la campanella. Quanto pubblico i video vi spunta sempre una fitta notifica, basta premere, state subito qui all'interno dei miei contenuti, quindi vi invito a iscrivervi al canale. L'obiettivo è di arrivare ai 500 iscritti prima della fine dell'anno. So che ci possiamo riuscire, quindi dai ragazzuoli. E vi ricordo che tutti i video escono tutti i giorni alle ore 13 e tutti i shorts alle 10 fino alle 19 di sera. Ho il fiatone perché non vedevo l'ora di registrare questo contenuto. Nuova felpa dell'Inter, bellissima. Non vedevo l'ora di registrare questo contenuto perché ragazzi volevo parlarvi di purtroppo quello che è successo a Edoardo Bove, che quando sto registrando questo contenuto è arrivato un comunicato ufficiale della Fiorentina, dove hanno comunicato ufficialmente che comunque le condizioni sono, non dico, chiedo scusa, non dico stabili, però comunque sta respirando autonomamente, ha preso coscienza, però è sempre in terapia intensiva, ragazzi. Ancora per fra 24 ore verrà rivalutato di nuovo. Purtroppo, mentre stava allacciando la scarpa al 16° minuto, ragazzi, gli è venuto un malore. Si parla di crisi epilettica con attacco cardiaco. Purtroppo, per un ragazzo di 22 anni, raga, veramente, veramente una cosa brutta. Ovviamente, anche se capita a chiunque, anche un giocatore di 48 anni, è una cosa bruttissima, però a un giocatore di 22 anni, ancora di più, molto, molto, molto brutto. E la partita è stata sospesa, è stata rinviata da destinarsi. Molto ovviamente verrà giocato nel 2025. Beh, questo è poco ma sicuro. Però, ragazzi, è importante che si vada a riprendere un po' il buon giocatore, il buon Edoardo Bove, visto che comunque per una partita di calcio tutto quello che gli è successo è già stato bruttissimo, sperando che si vada a riprendere senza alcun problema e soprattutto senza alcun ulteriori problemi per il futuro e che possa giocare tranquillamente. Quindi speriamo che ovviamente non abbia ricevuto dei danni gravi, così dice il comunicato della Fiorentina, che non dovrebbero esserci ufficialmente ovviamente dei danni così acuti per il giocatore italiano centrocampista 22enne, che comunque se non sbaglio ancora è della Roma perché è solamente in prestito alla Fiorentina. Comunque purtroppo quello che è successo è veramente brutto e vedremo quando verrà recuperata la partita tra Fiorentina e Inter. Si è giocato solamente 16 minuti, quindi si dovrà giocare praticamente una partita intera, possiamo dire così. E buono per l'Inter perché comunque da questa situazione comunque veramente disastrosa, è veramente orribile. L'Inter ne ricava un po' comunque perché la Fiorentina in questo momento sta dominando la partita, e se la giochiamo in un periodo brutto per la Fiorentina sarebbe top per l'Inter, sarebbero dei punti guadagnati, sperando che poi facciamo bene, perché in questo momento la Fiorentina è veramente in top forma, sperando che quando ovviamente recuperiamo questa partita la Fiorentina cali un po' di prestazioni fisiche e anche tattiche. Comunque anche Paladino sta facendo molto bene in panchina viola, e sperando ragazzi che comunque per quella partita qualche difensore in più ce l'abbiamo, perché tutte le distinte dei giocatori potranno essere rifatte anche con giocatori che non erano oggi convocati, quindi questa è una cosa veramente 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 molto 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 buona. Vedremo comunque quello che succederà nelle prossime ore, perché verrà rivalutato. Sto registrando questo contenuto che sono le 21 di domenica, quindi è successo praticamente un 3 orette fa, ci sono state varie notizie, eccetera. La cosa importante è che almeno ha preso conoscenza, e vero, sì, che è in terapia intensiva, però speriamo bene nelle prossime ore, ragazzi, sperando che non sia veramente nulla di grave, che possa tornare a giocare con la Fiorentina veramente il prima possibile, perché sta facendo anche una bellissima stagione. Sarebbe, diciamo, un sogno per il giovane 22enne, veramente un sogno smontato. E soprattutto, ragazzi, speriamo che possa continuare la sua meravigliosa carriera a calcio e che non sia qualcosa di permanente. Questo veramente me lo auguro tantissimo, perché è un ottimo giocatore e un ottimo ragazzo, un'ottima persona. Questo qua me lo auguro veramente, veramente, veramente tanto. Ditemi una cosa sotto nei commenti, ditemi cosa avete pensato e cosa avete provato in quel momento. Io ve lo giuro, ho avuto i brividi. Purtroppo
brutto, brutto, brutto come situazione. Dite una cosa qui sotto nei commenti. Noi ci becchiamo un prossimo video. Vi attendo domani, sempre qui su Ivan Games Sport. Ciao, ragazzi.